messaggio di Doc. Mi spiace disturbarti a quest'ora, ma sono in pieno fermento creativo. Abbiamo pensato troppo in piccolo, Peter. Perché rimpiazzare gli arti con banali copie quando possiamo migliorarli? Chi ha perso un braccio lo rivuole indietro, è chiaro, ma noi possiamo offrire di più. Il corpo umano non è un dogma. Esistono prospettive che vanno oltre il nostro vissuto. Riflettici. Doc sta lavorando anima e corpo. Spero che non esageri. Hai tempo di controllare qualcosa per me? Forse, se me lo chiedi per favore. Su un tetto di Earth Kitchen è stato notato un contenitore sospetto. Manderei gli artificieri, ma magari è solo il progetto scolastico di qualche ragazzino. Sì, lo so, c'è la crisi, bla bla bla. Quindi? Andresti a controllare, per favore? Ah, le paroline magiche. Spero proprio che si tratti del progetto di qualche studente. Ah, bei tempi quelli. La scuola era molto meno complicata della vita reale. Tecnologia militare. Strano. Spider-Man, hai trovato uno dei miei punti di ricognizione. Chi è che parla? Domanda errata. Quella corretta è: riuscirai a disinnescare le mie bombe? L'uomo del mistero ha disseminato dei punti di ricognizione. Terroristi mascherati identificati. Questo PC segnala la presenza di bombe nel quartiere e stanno per detonare. Devo sbrigarmi. Devo impedire che le bombe esplodano. Ok, una è sistemata. Solo una bomba. Poteva andare meglio. Niente male con quelle bombe, ma dovresti lavorare sulla postura. Compromette la precisione. A che razza di gioco stai giocando? I giochi lasciamoli ai bambini. Io sono un professionista e ben pagato. Il tuo cliente ha sprecato i suoi soldi. Le informazioni possono valere più del denaro. Ho imparato molto osservandoti. MJ, cos'hai scoperto su Isaac Delaney? Guarda la foto che ti ho inviato. Quale sarà Delaney? Non lo so. Dovrai andare alla festa per scoprirlo.
Per fortuna ho già il costume. Una chiamata di zia May. Peter, ho parlato con la madre di Miles e non vede l'ora di inserirlo nel nostro gruppo di lavoro. Quella povera donna è disperata, ma si fa forza per il bene di suo figlio. Ha bisogno di tempo per affrontare il dolore e ricostruirsi una vita. Hai avuto una splendida idea, Peter. Ben sarebbe fiero di te. Comando, a che punto siamo con Union Square? Festa di Halloween. Almeno sono già mascherato. Delaney indossa il costume di un mio nemico. Scopriamo quale. Perché siete sempre così bastardi? Tutto solo per fare il mio lavoro. Sono tutti in costume. Bravissimi. Finalmente fai quello che si impegna. Spacchi, amico. Il dottor Delaney è qui. Devo trovarlo prima che lo faccia Martin. Ehi, guardateci! Siamo gemelli! Ammirate le mie mosse! Giù, giù, giù! Avanti! Accorrete tutti! Diabolica casa degli specchi di misterio! Mi scusi, è lei il dottor Delaney? Ah, Spider-Man, la mia nemesi! Stavolta non mi prenderai! Oh no, del fumo! Come farò adesso? È la tua fine, Spider-Man! Qual è quello reale? Sei mio! Ehi, ho lavorato su quel casco per una settimana! Devo trovare il dottor Delaney. È andato alla festa. Tu chi sei? L'amichevole Spider-Man di quartiere. Che simpatico. Sembra a posto, credo. Cocò! Cocò! Sì, mangiate, piccoli miei! Voglio sentirvi gridare! Quel tipo dei dolci potrebbe essere Delaney. Devo riuscire ad arrivare lì. Cocò! Cocò!
Cerco Isaac Delaney. Credo sia sulla pista da ballo. Eccolo lì, la lucertola col camice. Ehi, qua giù! Cocò! Cocò! Ehi, c'è Spider Boy! Sono la tua nemesi! Dobbiamo combattere! Magari più tardi! Qual è il problema, Kodar? Hai paura del mio possente corno? Hey, cosa sei? Ehi! Hey, combatti! Combatti! C'è lo Spider-Man! Ma che diavolo! Oh, maledizione! State calmi! Ditemi solo cosa volete! È uno scherzo, giusto? Quelle non sono armi vere. Indietro, forza! Lascialo andare! Tenete giù la testa! Oh mio Dio! State tutti bene? Sì. Bene. Felice Halloween. Creiamo un po' d'atmosfera. Dove hanno portato Delaney? Chi siete? Lei lavora con qualcuno in un laboratorio Oscorp. E lei come lo sa? Non c'è tempo, Isaac. Mi dica il nome. La festa è finita lì! Forse la festa continua. Ah!
Dottor Morgan Michaels. Grazie. No! Questo era l'ultimo. Devo trovare lì. Non avevo alternative! Ti riprenderai presto! No, di nuovo lui! Cosa gli ha fatto Martin? Yuri, mi serve aiuto. Hanno segnalato una sparatoria alla ESU. Sì, sono io. Ti spiego tutto dopo. Ma ora devi trovare il dottor Morgan Michaels. Martin Lee lo sta cercando. Ricevuto. Spider-Man, chi è questo dottor Michaels? Credo sia lo scienziato a capo del progetto Respiro del Diavolo. Sai dov'è? Più o meno. La Sable sostiene che è sotto protezione in un rifugio da qualche parte in città, ma nessuno vuole dirmi dove. Credevo collaborassero con voi. Anch'io. Ok, forse so come trovarlo. Ti faccio sapere se ci riesco. Ehi, hai trovato il dottor Delaney alla festa? Sì, ma anche Martin Lee. Oh no, cos'è successo? Martin l'ha corrotto e l'ha spinto al suicidio. È terribile. Dobbiamo fermare quell'uomo. Ci riusciremo. Prima di morire, Delaney ha fatto un nome. Morgan Michaels. Morgan Michaels? Chi è? Non lo so, ma scommetto che lavora sul Respiro del Diavolo. Hai scoperto qualcosa dal dossier del progetto? Sì, tieniti forte. Qualche anno fa Osborne ha chiesto a Fisk di costruire un laboratorio fuori dal controllo delle autorità.
un laboratorio per il respiro del diavolo. Se è pericoloso come sembra, non mi stupirebbe. Dov'è il laboratorio? Non lo so. Osborne ha ordinato a Fisk di distruggere tutti i documenti. Restano solo le fatture emesse dalla Fisk Construction e intestate personalmente a Osborne. Conoscendo Fisk, le avrà conservate per ricattare il sindaco. Tutto riconduce a Norman Osborne. Forse è ora di fargli un'improvvisata. Dubito ti dirà qualcosa di utile. Meglio non chiedere, infatti. Posso raggiungere l'ufficio di Norman. Prima di entrare devo disattivare i sistemi di sicurezza. Se mi scoprissero potrebbero isolare l'intero edificio. Forse posso violare i moduli della rete di sicurezza dall'esterno. Cavi di rete. Devo solo seguirli fino al modulo di sicurezza. Bene, un modulo di sicurezza. Dovrebbero essercene 4 nell'edificio. Mi semplificherà la vita. Che succede? Sicurezza, rapporto. Qui squadra Sable Alpha. Si direbbe un'avaria elettrica. Ricevuto. Sorvegliate l'esterno mentre proviamo a isolare il problema. Peccato, ero quasi ottimista. Tutte le squadre Sable, abbiamo rilevato un problema software. Stiamo contattando uno specialista. Ricevuto, proseguo la perlustrazione. Il secondo modulo. Cosa? A tutti gli agenti, abbiamo perso il controllo di un sottosistema. Protocollo Delta avviato. Quando passerà questa moda dei droni? Squadre Sable, fate rapporto. Ricognizione esterna negativa. Tutto in ordine. Confermate il problema software? Non è verificato, stiamo valutando. Mantenete lo stato di allerta. Ok, mancano altri 2 moduli. A tutte le squadre Sable, potremmo avere un ospite indesiderato. Stiamo analizzando i dati in nostro possesso. Restate allerta. Ricevuto, comando. Eccolo qui. Dannazione. Un altro sottosistema è andato. Una squadra all'esterno dell'85esimo piano. Ricevuto, comando. In volo. Devo muovermi. Ehi, MJ, sarei un po' impegnato. Sarò breve. Ho trovato una pista per localizzare Charles Standish. Credo di poterlo raggiungere per parlargli. Sapeva del dottor Delaney. Probabile sappia anche di Morgan Michaels. D'accordo, ma non fare follie. A proposito di follie, dov'è l'ultimo modulo? Questo è l'ultimo. Perfetto. Ora posso accedere all'ufficio di Norman. Speriamo di trovare indizi su Michaels e sul respiro del diavolo. Ricognizione esterna negativa. Avviamo l'isolamento? Non ancora. Il signor Osborne è impegnato in una chiamata importante. Continuate a cercare. Non siamo soli.
Aspetta, passo a una linea protetta. Io sono due passi avanti a te, Wilson. Ho già mandato i miei uomini a rastrellare i documenti. Se denunci il nostro accordo, sarà la tua parola contro la mia. E non sono io quello in galera. Aspetta, Norman è al telefono con Wilson Fisk. La statua Neo? Di cosa stai parlando? La statua Neo dalla casa d'aste. Deve trattarsi del dossier che ha trovato MJ. Chi ha il dossier? È in mano nostra, Norman. Ma non dice tutto. E questo mi costringe a compiere un'effrazione palesemente illegale, sebbene moralmente accettabile. Borioso figlio di un cane! Non è vero! Sereno, Norman. Sappiamo che avete allestito un laboratorio segreto per il respiro del diavolo. Ci resta da scoprire dove si trovi e che c'entri Michaels. Speriamo che il tuo computer possa aiutarci. Jackpot. GR27. Il capo ricercatore è il dottor Morgan Michaels, ma la posizione del laboratorio è oscurata. CRISPR controllate da IA. Se funzionasse, potrebbe curare qualsiasi malattia genetica. Fibrosi cistica, Huntington. È pazzesco! Inquietante. Wow. Il GR27 è il respiro del diavolo. È pensato per curare le malattie, ma al momento equivale a un'arma biologica. Il dottor Michaels è in possesso dell'unico campione. Ecco perché lì lo vuole. Se trovo Michaels, trovo il respiro del diavolo. MJ, senti questa. Il respiro del diavolo non è un'arma biologica, ma un trattamento contro le anomalie genetiche. Purtroppo è ancora imperfetto e lacera i tessuti invece di curarli. Dobbiamo rintracciare il dottor Michaels. La Sable non deve gestire una sostanza così letale. Forse ho una pista. Charles Standish si trova nel complesso Sable di Central Park. Se qualcuno può aiutarci a localizzare Michaels, quello è il CFO della Oscorp. Sto provando a raggiungerlo. Raggiungerlo? Quel posto pullula di guardie. Come pensi di raggiungerlo? Senza farmi notare. A dopo, partner. MJ in un complesso della Sable. Rischia di finire male. Devo correre a Central Park. Attenzione! Segnalato spaccio di stupefacenti in corso. Agenti nella zona di Midtown Nord, rispondete! Doc, ha provato a chiamare. Peter, finalmente ho capito. Dipende tutto dalla mente. Prendimi! Un intelletto dal potenziale infinito, ma imbrigliato in un corpo vecchio e stanco. Ma pensa cosa potrebbe fare se fosse libero! Lo sviluppo dell'interfaccia neurale non deve riprodurre i limiti della nostra forma fisica, ma esplorare i regni dell'immaginazione e delle possibilità. Deve estendersi fino alla mente. Non avevo mai sentito Doc così entusiasta. Spero non sia troppo entusiasta. Segnalato spazio di stupefacenti. Unità in zona, rispondete. Dove diavolo sei, MJ? Oh, porca! Raggiungerlo! Quel posto pullula di guardie! Come pensi di raggiungerlo? Senza farmi notare. A dopo, partner. Standish è lì da qualche parte. Devo superare quella guardia. Vediamo se le esche di Pete funzionano davvero. Quel buco nella rete può fare al caso mio.
Devo solo distrarre la guardia. Togliti dai piedi. Cos'è stato? Devo andare. Subito. Vado a controllare l'ospite. Aspetta qui. Roger. Ospite. Deve essere Standish. È qui da qualche parte. Me lo sarò sognato. Devo attirarlo lontano dalle scale. I demoni uccidono chiunque sia collegato al respiro del diavolo. Standish è in pericolo. Non era niente. Ecco fatto. Meglio muoversi. Standish, lo sapevo. Devo arrivare a quella tenda. Terrà occupato a lungo. Ricevuto. Eseguo un sopralluogo. Come procede? Il convoglio è pronto? Tutto in ordine. Non appena il capo ce lo dirà, trasferiremo Michaels al nuovo rifugio. Stanno per trasferirlo. Devo scoprire al più presto dove sono diretti. Non lo terrà occupato a lungo. Come procede? Il convoglio è pronto? Tutto in ordine. Muovetevi con quella camionetta. Mi aspettavano mezz'ora fa. Ok, partiamo subito. Il camion si sposta, posso usarlo come riparo. Via, via, via. È fatta. Signora, Bravo e Charlie sono pronti a trasferire il dottor Michaels. Aggiungete altre due unità. Abbiamo un po'. Chi va là? Fermo! Signora, Bravo e Charlie sono pronti a trasferire il dottor. Sembra importante. Rifugi. Se il dottor Michael sei in uno di questi, Standish potrebbe dirmi quale. È la tenda di Standish. È assurdo che Michaels giri col respiro del diavolo. Osborne non si fida di nessun altro. Spero che il suo ego non sia la sua rovina. O la nostra. Per lo strumento.
peggio rapporto. Ancora? Ma cos'hanno queste luci? Per poco. Forza, forza. Cosa diavolo è stato? Standish. Oddio! Charles, dov'è il dottor Morgan Michaels? Ti manda Martin Lee, vero? No. Se vuole uccidermi, deve farlo di persona. Diglielo! Non lavoro per i demoni e nemmeno per Sable. Sono una giornalista. E voglio fermare Martin Lee. Proprio come lei. Watson. Ho sentito parlare di te. Sable non vuole ascoltarmi. Tiene prigioniero Michaels sulla Bowery e conta di trasferirlo in un nuovo rifugio domani a mezzogiorno. Ma sta ignorando Grand Central. Grand Central? Ho sentito i demoni parlarne. Stanno andando lì per... Per cosa, Charles? Cosa vogliono prendere a Grand Central? Ma quello è... Ma che cosa... Charles! Non era un agente della Sable? No, decisamente no. Ho sentito qualcosa. Spiacente, Charlie. Ok, dobbiamo andare. No, aspetta, sa qualcosa! Salvataggio più imbarazzante della mia carriera. MJ l'ha presa male. Ehi, ok, un'ultima cosa. Spiacente Charlie. Stendi uno sconosciuto, intralci le mie indagini e il meglio che riesci a dire è spiacente Charlie. È tutto uno scherzo per te. Cosa? MJ, no, ho sbagliato, ok? Era per sdrammatizzare. Sdrammatizzare, certo. È il motivo per cui ci siamo lasciati, ricordi? Pensavo ci fossimo lasciati perché volevi dedicarti alla carriera. Ci siamo lasciati perché continuavi a trattarmi come una bambina. Non farlo, MJ! Lascia stare, MJ! Troppo rischioso, MJ! Non avrò superpoteri da ragno, ma non puoi tenermi sotto una teca. Ti sei introdotta in un complesso militare che... Ehi, sai una cosa? Possiamo parlarne un'altra volta? Che ne dici? Cosa hai scoperto su Michaels? Va bene. Michaels è da qualche parte alla Bowery. Sable lo trasferirà domani a mezzogiorno. Perfetto. C'è altro? Stava parlando di Grand Central prima che facessi irruzione, no? Sì, diceva... Non importa. Ascolta, devo andare, Peter. Ho del lavoro da finire. Peter. Questo dimostra che è ancora arrabbiata. Peter. Complimentoni, supereroe. Ah, che stress. Andrò in perlustrazione per rilassarmi. Passo.